Ciao a tutti! Allora, quest'oggi è un video molto molto veloce, semplicemente per mostrarvi qualcosina che ho fatto quest'oggi, visto che, come vi ho spiegato precedentemente, ho lasciato la videocamera, tutto il materiale qui a casa di Simone, del mio ragazzo, e quindi diciamo che creo saltuariamente, ecco, a parte le pisla che ho a casa, che presto vi farò vedere tutte le cosine che ho fatto, che fine hanno fatto e che fine faranno. E quindi appunto creo veramente molto poco con le perline, anche perché si muore di caldo anche in questo momento. Infatti sto facendo delle cose molto molto semplici e assolutamente non impegnative, perché in estate io amo indossare tantissimo gli orecchini, soprattutto tra poco che devo partire ho deciso di fare degli orecchini davvero molto molto semplici. Innanzitutto vi volevo far vedere quegli orecchini di cui vi avevo già mostrato la volta scorsa, però ho finalmente trovato la monachella e devo dire che mi piacciono molto tantissimo e sono molto carini, ma comunque li avevate già visti. Andiamo avanti, vi farò vedere appunto questi altri orecchini che vi avevo mostrato già il materiale in uno dei video precedenti, e sono questi. Ho deciso di montarli tranquillamente su una semplice monachella senza aggiungere nulla di particolare. Ho parecchie magliette appunto con la bandiera e ho deciso appunto di tutti appunto praticamente e ho deciso di inserirli semplicemente, insomma, così li indosso quando indosso anche la maglia. Poi avevo preso anche questi da pietra e ho deciso di montarli in questo modo molto molto semplice. Ve li zoom un pochino, eccoli qua. Praticamente ho inserito questa cracked bead, forse se si riesce a mettere a fuoco, ecco qua, e li ho montati appunto con questa cracked bead bianca, e questi sono quelli celestini, verde petrolio, bianco, insomma di tutto e di più, e sono molto molto carini al lobo, devo dire, mi piacciono tanto. Poi ho montato questi, anche questi in maniera molto molto semplice, davvero molto molto semplice, ma io li adoro, per me sono davvero molto belli, e li ho appunto montati in questa maniera davvero semplice. Dietro li avevo già fatti vedere, sono argentati e mi piacciono, fanno molta molta luce, penso sulla abbronzatura che forse fra poco avrò, che stiano molto bene veramente. Poi avevo queste farfalline di legno, ne avevo già spedite diverse ad Alchimia, mi sembra, non mi ricordo se a Silvia Creazioni o a Yalei Brontosauro, Yalei o Jalei, boh, non ricordo, va bene comunque. Le ho montate appunto con queste perle, diciamo, butterate, color crema, anche se voi le vedete bianche in videocamera, e che mi inviate appunto Silvia Creazioni, mi piacciono davvero molto. E questi sono leggerissimi, perché io li chiamo farfalle in legno perché il colore è legno, ma in realtà sono plastica vuota per la precisione. Zoom un po' indietro, e quindi mi piacciono davvero molto. Poi vi ricordate le perle che avevo preso, Similfimo o addirittura Fimo, io credo sia Fimo a questo punto. Ho montato i tondi, i cuori in questo modo. Molto molto semplice. Che però mi piace, devo dire. Sono abbastanza pendenti, il cuore va da una parte, che è quello che poi adoro. Ho adorato, diciamo, di questo cuore e ho deciso appunto di montarli in questo modo molto molto semplice. Ancora, ops, guardate là, queste cose, questo cavalletto è indecente, d'altronde mi ha regalato Massimetto, cioè poteva ad aspettarvelo. Poi dopo aver fatto il calco, aver rubato la forma, ho montato le gocce, anche queste in maniera molto molto semplice, con questi cipollotti, ve le faccio vedere più vicino, con questi cipollotti color white alabaster, guardate. Le gocce sono veramente molto molto belle,
Sono molto lucide, sembra onice, è plastica, nel senso per quanto è lucido poi dal vivo sembra onice e devo dire che mi piace particolarmente anche l'orecchino, sta molto bene all'orecchio, poi ultimamente soprattutto d'estate apprezzo molto gli orecchini pendenti. Allora, per gli orecchini è tutto, come vi ho detto proprio due cose, ho poi voluto sperimentare il bracciale di Isabel Penciolelli in arte Pencio, che ha un blog meraviglioso. Scusate, come vi dicevo, è caduta la videocamera, praticamente avevo finito il... era piena la memoria. Vi dicevo, ho realizzato il famosissimo bracciale Soho della Pencio. Io sono romana, non si dice della Pencio, si dice di Pencio. E ultimamente diciamo è impazzita per le Super Duo e con lei anch'io, le ho acquistate, ve le ho mostrate, ne ho acquistate altre e che comunque mi ero già preventivata ad acquistare perché volevo diciamo ampliare un pochino la mia gamma di colori e ho realizzato appunto questo bracciale. Devo dire che, e ve lo mostro, questo è il bracciale realizzato e terminato. Non ci ho messo molto, è abbastanza veloce come bracciale da realizzare. L'unica cosa è che perde un po' perché è realizzato praticamente in un unico colore. O comunque solo i cipollotti e le rocaglie 15-0 sono di questo bianco alabaster, white alabaster. Però per il resto appunto le super due oggi sono di un unico colore. Devo dire che vedendolo su varie foto realizzate appunto da su vari bracciali realizzati da Isabel Penciolelli da Pencio, devo dire che è molto più bello in due tonalità di Super Duo e presto lo utilizzerò anche in due tonalità. Scusatemi, il caldo mi dà la testa. Ve lo mostro un attimino, eccolo qua, è molto bello, come bracciale è veramente carino, semplice e ci sono due chiusure, anche lei proprio mette due chiusure e niente, posso dire la mia, che assurda, lo so, mi piace più sdraiato tra virgolette che indossato, non lo so per quale motivo, molto probabilmente sto impazzendo credo, ma non lo so, così visto così dico guarda che bello questo bracciale, mi piace veramente molto. Una volta indossato, a parte fa un caldo, cioè non me lo metto finché è sto caldo allucinante, forse al mare, indossato sì, carino. Comunque vabbè, nei prossimi giorni ho deciso di dare un'occhiata comunque al blog per realizzare qualche altra cosina. Ok, so di aver fatto pochissimo, poco. In settimana spero di realizzare un tutorial, mi avete chiesto il tutorial della cassetta delle Pisla e spero anche di realizzarne uno con le perline, se riesco a portarla a casa e non mi dimentico anche questa sera. E, ma abbiate pazienza, fa veramente molto molto caldo. Niente, io per il momento è tutto, vi ringrazio, la prossima settimana sarà l'ultima prima della partenza, quindi il 4 e il 5 sarò ancora a Roma, l'11 partirò. Colgo l'occasione per salutare tutte in questo video, io non lo faccio mai, nel senso che saluto sempre in generale ma non saluto mai una persona dettagliatamente o più persone dettagliatamente. Bene, in questo video voglio salutare dettagliatamente una persona straordinaria, un'amica con la maiuscola che è Elisabetta Daffnke e le voglio semplicemente dire che gli voglio un mondo di bene, tanto e spero che lei lo sappia e niente, le mando un bacione e a voi vi saluto e alla prossima, ciao a tutti!